Ciao ragazze, benvenute in un nuovo video shopping. Eccomi tornata, diciamo, per questo nuovo video, anche se un po' tardi, però ogni momento è buono per seguire un video shopping. Partiamo con questo abito in ecopelle, è una taglia L di Bershka ed è un abito nero fatto modello tubino, nuovo, vedete c'è ancora l'etichettina attaccata, un tubino meraviglioso, immorbidissimo in ecopelle. La taglia L quindi corrisponde comunque a una 42 anche morbida, non è che vesta tantissimo Bershka, lo sapete probabilmente benissimo. È un bellissimo tubino, molto bello, lui fa da solo l'outfit. Abbiamo poi questo vestito, ci ho impiegato un bel po' anch'io a capire come fosse fatto, perché mi sembrava tipo rovinato tutto nella parte davanti, invece poi ho scoperto che è fatto così apposta. Guardate che carino, è una SM, ovviamente più sulla S che sulla M, con questa donna disegnata nella parte davanti, e la parte davanti è tutta questo effetto, è tutta fatta così con questo effetto used, ma è proprio apposito, perché dietro è perfetto, quindi mi hanno assolutamente confermato che è fatto apposta così. È bellissimo secondo me questo abito da mettere con degli anfibi o con dei biker, per renderlo abbastanza rock, molto molto carino. Bello anche il fiocco nella parte dietro, che è il suo dettaglio femminile. Abbiamo qua un paio di skinny, questi sono in taglia 42, sono a vita abbastanza bassa come potete vedere, e sono di un brand locale di Iseo che si chiama Frizzi. Li ho messi a 1,50 euro semplicemente perché so che tante persone non gradiscono la vita bassa, però a qualcuno può piacere, sono ancora molto carini. Qui abbiamo una felpina taglia unica, molto molto carina, semplicissima, con solo questo dettaglio con tutte le borchiette e il nastro nella parte delle maniche. Il colore penso che sia un blu scuro, e se non ricordo male. Poi abbiamo questa felpa che è stata venduta. Era una felpa in taglia L, messa pochissimo, mi sembra tipo 3-4 euro, ora non ricordo esattamente, ma è andata sold out prima dell'uscita di questo video. Indovinate chi l'ha comprata? Fatemi sapere nei commenti. Abbiamo poi una magliettina, questa è una taglia unica, anche questa consiglio comunque SM. Anche M, perché è bella elasticizzata, simpatica, grigia, con la parte dietro con l'apertura e queste righe. Quindi molto simpatica per l'estate, per la primavera più che altro, più che per l'estate, da mettere con i jeans per tutti i giorni. Abbiamo poi un poncetto a livello estivo, bellissimo. Io adoro questi ponci per l'estate, secondo me con un jeans, magari con le frange sul fondo, un jeans a zampa stretto sulle gambe o uno skinny. Sta molto bene, potete metterla anche con i leggings. Questa ce l'avevo anch'io, mi piaceva tantissimo, ma era una taglia S, poi è sparita e l'ho venduta anche di recente in negozio. Una bellissima maglia di Tezenis, questa è una taglia M con le maniche così boho, le maniche sono spettacolari e addosso sta benissimo. Mi piace un sacco anche la trama di questa maglietta. Mi era veramente piaciuta tanto quando era uscita in collezione, tant'è che l'avevo acquistata. Io non compro spessissimo da Tezenis, mi era piaciuta davvero tanto. Un giacchino molto carino, questa è una taglia S, ragazze, con le tasche. Praticamente sportivo, quello classico sporty chic, perché non è, sembra sportivo, però alla fine addosso è davvero molto, molto carino, molto elegantino. Abbiamo poi una magliettina, questa è una taglia unica, consiglio una S. Perché deve essere bella morbida addosso, costa soltanto 50 centesimi, un capo comunque ancora carino, il prezzo così perché è abbastanza vissuta. Abbiamo poi un leggings, questo di Calzedonia, una taglia S, bellissimo, di questo grigio un po' effetto tipo metallico, molto molto carino, bello addosso con le maxi maglie, con delle maxi t-shirt o dei mini abiti, insomma qualcosa in seta, molto molto bello. Abbiamo poi questa Dolce Vita fatta tipo molto particolare, un po' felpina, un po' maglione, abbastanza sportiva ma non troppo, di Zara ed è una taglia S, molto bella per tutti i giorni anche questa, tutta così gestata bianco su bianco. Non sale, taglia S, abbiamo un giacchino felpina originale ovviamente e tenuto davvero molto bene, costa soltanto 7,90 euro, attenzione al prezzo perché questo è un affarone ragazze, attenzione quando vi propongo questi capi. Una camicia invece in taglia unica, qua consiglio fino a una taglia media morbida 42-44, e anche i passanti per mettere le cinturine. È una camicia, spero di non aver detto una cintura prima, vabbè è l'orario perché è un po' tardi, è molto carina gestata, davvero carina per tutti i giorni. Poi abbiamo uno shorts, questo è nuovo con etichetta ed è in puro lino, color becco d'oca,
Sì, e consiglio anche qua un 42-44 per un'ottima vestibilità perché deve star comunque morbido, carino come pantaloncino, molto fresco, il lino è un tessuto davvero delizioso, soprattutto in estate quando ci sono tantissimi gradi. Una felpina, questa è una taglia misura da bambino, costa soltanto 3,90 euro, corrisponde comunque a un SM, vedete che è bella morbida ed è una classica felpina per tutti i giorni con scritto, non mi ricordo, Gold Girl, ragazza d'oro, mamma mia. Qui abbiamo un capo strepitoso, ragazze, nuovo con l'etichetta della Miss Mist. Questo avrà avuto anche un prezzo di listino veramente altissimo. Un pantalone, dice che è una taglia 44, ma secondo me, a vederlo così a occhio, potrebbe essere anche un 42, non l'ho misurato. Lo trovo meraviglioso. È proprio il pantalone cioè, che potrebbe essere da baule, quello che piace a me. Perché è molto particolare, guardate la parte dietro, poi tutti questi tessuti lì, cioè tutte queste fantasie diverse. Il tessuto è tipo un neoprene. È un pochino più leggero, lo trovo delizioso. Un'altra felpina, anche questa molto carina. Scusate se è un po' stropicciata, l'ho presa così dalle scatole. È molto simpatica perché dietro ha tutti questi laccetti, molto anche leggera per la primavera, nonostante il colore sia scuro, insomma. Poi abbiamo una sciarpina, colori meravigliosi, ricorda un tramonto del sole e è molto bella anche indossata. Se avete appunto un puloverino un po' scollato, la volete mettere sopra, la trovo davvero deliziosa. Ottimi colori caldi che portano il buon umore, senz'altro. Questo è un capo che ci vedrai bene con i leggings, per esempio, di Calzedonia, una taglia S ed è una maxi maglia o un mini abito. Si può usare sia come maglia che come abito, bellissimo con gli anfibi, bellissimo con i biker, ma anche con un sandalo, oppure con i leggings sotto e un bel tacco, anche un tronchetto. È una bella maglia tipo in raso con su una cantante. Qua vabbè, sono di parte, adoro questi sandali della Pepe Jeans, direi quasi vintage, ma non sono vintage in realtà, ricordano tantissimo il retro e ricordano tantissimo anche le scarpette da ballo. Niente, io li trovo deliziosi, numero 38, e hanno anche un prezzo top, sono in condizioni veramente ottime e adoro tantissimo sia la forma che il colore, che il tacco, che il plateau, che il cinturino alla caviglia, cioè sono perfetti, ragazze. E non hanno una vestibilità molto ampia come 38, quindi è un 38 calzata assolutamente regolare. Sono bellissime, elegantissime e attualissime. Wow, le adoro, le adoro, le adoro, le adoro. Abbiamo poi un semplicissimo leggings di Tezzeni su 1,90 euro, ma ha tenuto comunque benissimo. E ovviamente ho messo questo prezzo basso perché comunque è un capo basic, carino comunque da mettere o per stare in casa o per tutti i giorni con una maxi maglia. Abbiamo poi una cinturina gioiello con tutti questi cuoricini, leggerissima dorata. Il prezzo è 1,30 euro perché è davvero super leggera, ma è super carina. Una bigiotteria comunque tenuta ancora molto bene e mi piace un sacco. Mi piace un sacco il fatto che abbia tutti questi. Sì, vabbè, mi ho messo proprio davanti la scritta, bravissima. Che abbia tutti questi cuoricini intagliati, diciamo, nella cintura. Molto, molto, molto carina. Poi è leggerissima, impercettibile. Un paio di orecchini, questi sono nuovi, stupendi, meravigliosi, li adoro perché sono dei pendenti con la perla sul fondo e con questi fili, anche questi sono nuovi di zecca, credo che siano della Colors in Beauty, mi pare di riconoscere l'etichetta. Questi costano 1 euro, anche questi sono nuovi scatolati, quindi sono anche una carina idea regalo per chi ama i colori fluo per l'estate e questi orecchini leggerissimi ma allo stesso tempo molto carini, appoggiate il vostro orecchio e c'è anche la versione così aranciata, anche questi costano 1 euro. Ragazze, sono davvero molto carini. Sempre fare dei regalini alle vostre amiche se sono amiche colorate. Questo invece è un piercing all'ombelico adesivo, non sapevo neanche che ci fossero. Se volete provarvi il piercing adesivo per vedere se vi piace l'effetto, io non posso più tornare indietro col mio piercing. Un altro accessorio strabellissimo, un po' Charleston, un po' anni 30, questo cerchietto che costa soltanto 1 euro. Veramente, veramente molto carino. Io ho capelli blu, vabbè. Abbiamo poi questi orecchini, questi ricordano tantissimo il retro, costano solo 1 euro, sono dei cuoricini con appunto questo anellino vintage, sono classici proprio, ricordano il vintage, sono tempestati di strass, il prezzo secondo me ragazzi è ottimo, anche questi sono bellissimi per l'estate, giallo fluo, guardate come sono forti con i miei capelli e costano soltanto 1 euro, molto leggeri, molto vistosi, molto, molto carini. Questo invece è un braccialetto, anche lui alla modica cifra di 1 euro, particolare con questa ciambella blu
Non so dirvi che ciambella sia, dirvi la verità. Questo anello, boh, no, non saprei neanche definirlo. L'ultimo paio di orecchini è bellissimo, solo che uno mi sono accorta che è più lungo dell'altro, quindi sarebbe da tagliare un pezzo, da togliere, probabilmente si è staccato. Io non so che cosa è successo a questi orecchini, ma sono stupendi, molto boho, bello anche il color lilla e bello anche questo cuoricino, quindi mi sono sentita di farveli vedere lo stesso. Vabbè, per 1 euro ci stanno. Che cosa possiamo far vedere ora? Ah sì, questo è un capo strepitoso, vorrei essere XS solo per poterlo indossare una volta. Mi ricorda un sacco la mia giacca di Versace, era di Versace? Mi sembra di sì. Vabbè, una che ho color Tiffany, che è una taglia 40, ma che non venderò mai, ve lo dico già, è di Danny Rose, un bellissimo colore, bellissimi bottoni doppio petto, una giacchina deliziosa, in condizioni perfette, profumatissima e pari al nuovo. Questo è un capo meraviglioso, ragazze. Fortunate le XS. Poi abbiamo un altro pantalone. Questo è sempre XS, è di Calzedonia e costa soltanto 9 euro. Vita super alta, molto, molto carino. In camouflage verde, molto, molto carino, ragazze. E poi super skinny, ovviamente. È davvero delizioso. Poi abbiamo un tubino, anche questo è ritornato in vendita perché mi pare che l'avessi venduto io, sono quasi sicura. Ed è un tubino che questo taglia appunto XS verde, verde bosco, con questa bellissima rouge sulla parte davanti, elegantissimo, sofisticato per tutti i giorni, per occasioni di lavoro, bellissimo. Un altro pantalone che è tornato in vendita, anche questo l'avevo appunto venduto io l'estate scorsa, un anno fa, è di Zara, è una taglia XS, un pantaculotte floreale, strepitoso, questo è piaciuto tanto, ma purtroppo ci sono cioè, ci sono le taglie, bisogna essere fortunati e avere l'XS di Zara per poterlo indossare. È una gonna pantalone deliziosa, sono questi fiori di campo che lo rendono delicato, particolare e super fantastico, io lo adoro. Abbiamo poi un vestito vintage, questa è una taglia media. Mi sembra che segni che sia tipo un'italiana 46, però è più un 42-44. Molto molto particolare, anche questo con gli anfibi secondo me sta molto bene, anche con dei tronchetti o con dei sandali gioiello, comunque con dei sandali anche col tacco alto, ci mancherebbe, con la zip dietro. È un brand vintage da boutique ovviamente, come tutti questi vestiti meravigliosi, ed è molto particolare, davvero bellissimo. Abbiamo poi un pantalone, anche questo guarda pantalone, colore becco d'oca, sì, si può dire becco d'oca, questo qua anche è veramente chicchissimo e bello indossato, sta veramente bene, vi dà subito un allure super chic, davvero bellissimo, bello anche il colore comunque. E ha fatto anche strano, da una parte c'ha le righe, dall'altra no. Una gonna anche questa, sono rimasta un attimo ad ammirarla perché la trovo particolarissima, una taglia S ed è vintage, guardate che strana che è, bellissima, con tutti i bottoncini davanti, super attuale e tra l'altro anche dentro tutta diversa, tutta strana e veramente un gioiellino questa gonna qua, da avere nell'armadio per quella volta in cui volete sentirvi particolari e insomma e avere un capo unico senza spendere davvero tantissimo. Una camicia invece, questa taglia unica, molto bella, molto attuale, bellissima la cintura così con lilla, non l'avevo mai vista fatte così. E si può mettere sia dietro che davanti, fargli fare il giro, insomma, quello che volete voi. Resta una camicia appunto con il collo alla coreana e queste maniche particolari, un po' smanicata, sblusata, molto molto bella. Abbiamo poi una gonnellina in simil camoscino, questa è del brand Hollister ed è una taglia S. Anche questa avrà avuto un listino comunque che si aggirava sui 40 euro, anche di più, perché Hollister è un brand abbastanza costoso, secondo il mio modesto parere, e io ve la offro soltanto ad 11 euro, quindi prezzo top del baule. Questa invece, posso prendermi del tempo perché ora che lo provo e tutto, è una gonna portafoglio, la trovo veramente deliziosa e bellissima, oltretutto anche molto particolare, più o meno se siete una taglia media vi va benissimo. Non lo so che dirvi, è shabby. È boho, è attualissima, è molto pulita, lineare, un po' anche per le vacanze, per l'estate. È una gonna deliziosa, veramente mi ha colpito tantissimo nella sua semplicità, è molto particolare, bellissima la riga, bellissimi i colori accostati, bellissima la forma portafoglio, sempre molto piacevole per l'estate e vabbè, sopra il vestito non si può vedere, però volevo proprio farvela vedere indossata, anche perché ero curiosa di vedere come stesse e praticamente viene giù anche tipo a punta, adesso cercherò di farvela vedere meglio. Vediamo se si vede. Si vede che la punta, sì, si vede. La trovo davvero bellissima, ovviamente con una camicia bianca sopra, con una blusa bianca, con questo vestito. Ragazze, grazie mille, ci vediamo nel prossimo video.